Devo farlo. Devo proprio farlo. Lo devo farlo. Lo va, devo va. Vado. È stato un piacere averti con me. Ciao ragazzi, bentornati, sono Barbara e oggi mi taglio i capelli. Sigla. Che il mio libro All'inchiostro viola lo trovi in tutte le librerie e piattaforme online. Si chiama Il diario incantato e ha tantissime illustrazioni ed è super avventuroso. Ok, sì, ci ho pensato e ci ho ripensato. Io ormai ho una regola sui capelli. Siccome, come potete ben vedere, li faccio crescere tanto, ogni tanto è normale che arrivi questo momento e ogni volta mi sono detta: quando mi verrà voglia di tagliare i capelli dovrò pensarci per almeno 2 mesi. Se dopo 2 mesi sarò ancora della stessa convinzione, ok, allora potrò tagliarli. In genere poi arrivo a 6-7 mesi facendo taglio, non taglio, taglio, no, sì, no, sì, no, sì. Ed è una cosa estenuante. E adesso siamo arrivati al punto che vanno assolutamente tagliati. In passato l'ho già fatto, ho fatto dei tagli veramente drastici, quindi io lo so che non devo aspettare troppo, perché se aspetto troppo poi li faccio direttamente o a caschetto o anche peggio, perché l'ho fatto e quindi mi conosco. Ok, dietro state vedendo, c'è sì, il set delle LOL. Se non lo state ancora facendo, seguite la serie short delle LOL, perché fa ridere, quindi vedo che la seguite in tanti, però chi non l'ha ancora fatto lo facesse. E quindi oggi andrò a dare una, non tutti, ma una bella tagliata. Allora, perché? Perché questi capelli sono, a parte, vabbè, lunghissimi, e avere i capelli così lunghi è bello, ma comporta un sacco di problemi di spazio, dormire, scomodi, peso, te li chiudi nella macchina, ti abbassi e toccano per terra, insomma ci sono un po' di cose contro, soprattutto perché i miei capelli sono trattati. Io di natura sono riccissima, questo molti non lo sapranno, però da qualche anno faccio un trattamento alla cheratina che li tiene più lisci e mi piace tantissimo. Però, come vedete, questi sono un po' mossini e questi invece sono, queste punte sono completamente lisce. Vorrei eliminare questa parte di punte e magari vedere se ritornano mossi, così poi magari li rifarò lisci, però intanto è una curiosità che ho. E poi perché sta tornando di moda parecchio lo scalato, quello anni 80, che faccio? Non approfitto, quindi oggi farò uno scalato. Dovrebbero diventare così, tutti quanti scalati così. La lunghezza la terrò abbastanza, quindi non toglierò tantissimo, diciamo potrei togliere una ventina di centimetri, che per me riguarda, cioè rappresenta una spuntatura. Ok, mi starete già facendo delle domande, vi rispondo già subito. Mi direte: perché li tagli da sola e non vai da un parrucchiere? Uno, perché mi piace tagliarli, mi sono sempre appassionata. Se non avessi fatto la youtuber probabilmente avrei fatto la parrucchiera, perché è proprio dentro di me. Secondo, perché purtroppo sono estremamente esigente, nel senso che io dal parrucchiere vivo male l'esperienza. Non so se questa cosa capita anche ad altre persone, ma a parte il lavandino che mi sta scomodo, ma certe cose non le sopporto. Cioè, non mi piace quando ti tengono troppo al lavaggio, ti tengono troppo da una parte, ti fanno aspettare. A volte noto questa cosa e mi dà veramente fastidio. Detesto rimanere con i capelli bagnati ad aspettare del tempo. Ho avviato a questa cosa le ultime volte andando in un salone molto 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 rinomato, che aveva delle ragazze dedicate, delle tempistiche dedicate. L'ultima volta hanno fatto una cosa che, cioè, è andata male, nel senso che li hanno spuntati, li hanno colorati e io sono entrata di questo colore e sono uscita di questo colore, cioè mi hanno decolorato. Poi mi hanno rifatto il colore come era prima e non si vedeva nessuna differenza, se non che ho pagato quasi 300 euro. Ci sono rimasta così male, ma così male, che ho detto: ok, basta, da oggi in poi mi sfregio da sola. Cioè, piuttosto li faccio male, ma li faccio di testa mia. Idem per i tagli, molto spesso chiedo un taglio e ne ottengo un altro. E quindi basta, o io comunico male quello che voglio, a questo punto lo interpreterò da sola. Quindi adesso mi lavo i capelli. Accompagnatemi, perché ne ho bisogno. Buio.
E ora la croce dello spicciamento. Usiamo l'aiutino. Io in genere uso un olio, questo è l'olio del Lidl, ma mi piace anche l'olio meraviglioso della, mi pare che sia della L'Oreal, e mi piace molto anche quello della Biopoint, però questo del Lidl devo dire non è per niente male. Come lo chiamo io, l'idraulico liquido. Vediamo, come che questa parte è da togliere. Che tecnica usare? Allora, voglio fare un taglio scalato e soprattutto lo vorrei incorniciato al viso in questo modo, che faccia questo lavoro qui, mi piace molto. Dietro voglio mantenere abbastanza lunghezza, quindi scalati o in layers o su strati ci sono una marea di possibilità in base a come cambia l'angolazione del taglio, cambia anche il taglio. La mia scelta è uno scalato qui, quindi io porterò tutti quanti i capelli davanti e li taglierò. È diverso dall'unicorn cut che avrete visto, quindi quelle persone che si fanno la coda qui e poi tagliano la ciocca. Quello che andrò a fare io dovrebbe avere un minimo più di controllo durante il taglio, però ci assomiglia. Tecnicamente la posizione è questa. Legati, sono pronta. Quanto è? Saranno 15 centimetri. Lo devo fare. Dove va? Vado. Pronti a vedere che esce fuori? Oddio che fighi! Oddio che fighi! Ok, scalatura è quella che volevo io. Ok, adesso li sistemiamo e magari accorciamo un po' sotto perché sotto sono ancora troppo lunghi. Oddio che carini! Andiamo avanti con le sezioni, quelle della frangia. Quindi ho fatto un triangolo. Ciao! Aggiungiamo questi e questi. Nuova vita proprio, ragazzi.
I vantaggi di essere ambidestra? Ok, ho tecnicamente finito, però dietro questo tipo di taglio rimane molto così a V. Io le voglio leggermente pareggiare e quindi mi sono andata a mettere allo specchio e ho individuato questa, che è la parte che dovrà essere eliminata per renderli più pari. Quindi oltre a quel ciocchettone che ho tagliato prima, l'ultima botta è questo. Adesso lo tiriamo un pochino perché così non evitiamo di fare troppi danni e vado. Ciao Cicci, è stato un piacere avervi con me, tanto lo so che tornerete. Ho finito. E adesso, oh mamma mia, mi sento senza capelli, cioè sono lunghi ancora tanto, ma io mi sento... Vi dite idea della strage che ho fatto? Sono ribagnati, raga, non ho i capelli, cioè non mi sento... Veramente, questo pezzo che manca qui, non so come spiegarvelo, però mi fa stranissimo. Cioè, veramente sembra che non è niente, però allora, prima, io prima allargavo tutto il braccio così e rimanevano. No, tolto un bel po'. Ok, adesso li asciugo, li vorrei provare ad asciugare un po' mossi, quindi vediamo che succede. Risultato. Ok, e ve l'avevo detto gruriccia. Non mi credete mai adesso. Ok, allora ovviamente io ho la cheratina, quindi questo non è il mio vero effettivo riccio. Il mio vero riccio è quello che si può vedere tipo qua sotto, quella di crescita, o quello che sta spuntando qui. Questi sono capelli ancora trattati, quindi è un riccio un po' più allentato, però devo dire che sta tenendo abbastanza, cioè è rimasto elastico. E io prima facevo la cheratina dal parrucchiere, è un'altra di quelle cose che ho eliminato nel tempo perché ogni volta mi obbligavano a rifarla su tutta la lunghezza, anche se non ero d'accordo, cioè mi dicevano no, si deve fare così, mentre alla fine ho preso la mia iniziativa, mi sono comprata la cheratina, poi ve la mostrerò, ve la farò vedere magari in un altro video se vi piacerà, vi interesserà. E ho cominciato a farmela da sola, mettendola soltanto sulla ricrescita e nei punti critici dove mi serve di controllare il riccio. Ed è molto meglio, perché quando voglio sono liscia e quando voglio tornano ricci. Questo è il risultato finale, sono molto soddisfatta, ho tagliato veramente tanto, però sono ancora lunghi, quindi ce n'è di capelli. Però sì, se guarda, non li ho così corti da un sacco di tempo. Cioè mi arrivano, mamma mia, mi fa strano perché prima mi arrivavano qua sotto e quindi sono, per me sono veramente stracorti, però sono contenta, ci voleva anche questi, guardate quanto sono più pieni, più corposi, più chiusi, bello. Anche l'esperimento del riccio devo dire che mi ha lasciato piacevolmente sorpresa perché hanno ripreso elasticità e quindi comunque sia il riccio sotto c'è ancora. Grazie per aver visto questo video un po' pazzerello e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!